ci voleva qualche settimana per riuscire ad avere sia le compilation che i singoli o comunque le cose più importanti del Festival di Sanremo da poterti poi ascoltare con calma. Fammi dare un'occhiata, fammi fare un revival se troviamo un qualche singolo legato ai Festival di Sanremo di quando Brox non faceva la radio. Fammi vedere un po' qua in mezzo, no, è nello scaffale di fianco, il materiale qua è infinito e magari un giorno mi piacerebbe ospitarvi in casa per raccontarvi un po' quello che è la mia passione per la musica, il collezionismo e tante ricerche discografiche. Per esempio, stavo guardando qua, eccolo qua, Festival 1982, guarda cosa c'era, Lisa di Stefano Sani scritta da Zucchero, che non era ancora Zucchero, e poi vabbè, Drupi, Platy Bertrand, abbiamo visto anche dei reperti archeologici, ma veniamo all'oggi perché sto lavorando per prepararvi la nostra nuova playlist. Eccoci qua, questo è un computer, si vede, non ha bisogno di particolare presentazione, anzi il lavoro si fa particolarmente intenso perché sto smanettando alla ricerca di una ventina di posti. Ho già stracciato tutto due volte, però mi piace anche farvelo vedere così, perché questo è la base, no, della nostra playlist, su cui sto cercando disperatamente di ricavare una ventina di spazi, perché sono 20 almeno le canzoni che andranno avanti nelle nostre programmazioni dopo il Festival di Sanremo. Claudio Baglioni ci ha creato una difficoltà enorme, perché quest'anno le canzoni valide radiofonicamente sono molte di più del consueto, almeno una ventina, e allora in attesa di fare questo spazio io me le sto anche ascoltando e ripassando, perché abbiamo detto che appunto il versante discografico oggi non è certamente più quello del vinile, che pure continueremo ad amare, collezionare e aggiornare, ma noi come radio per esempio utilizziamo questo browser, questo software via browser, vi faccio vedere, dove puntualmente tutti gli amici delle case discografiche ci mandano i loro contenuti e i nostri tecnici hanno già scaricato e inserito i brani che io adesso sto invece decidendo di collocare nelle varie playlist, per cui insomma stiamo lavorando per voi già dalla mattina subito dopo, successiva al festival. Adesso strappo di nuovo tutto perché è un lavoraccio che richiede tante revisioni e così via. Eccolo qua, canestro. Intanto ne approfitto per ricordarvi che da domani il palinsesto torna alla normalità e mi manca naturalmente la mia amica Alessandra Sassapic. La vera rivelazione di questo festival è stata una fantastica partner di lavoro e di tanti siparietti che ci siamo raccontati tutti in maniera molto molto divertente, e insomma è tornata anche lei alle sue attività normali, ma credo che la vera rivelazione di questo festival sia stata lei. Ringrazio la direzione naturalmente e i collaboratori, ha vinto Mahmood alla fine, e allora sono i nuovi italiani, è la nuova sonorità della musica italiana, tutti argomenti che vale la pena naturalmente poi di approfondire anche con più calma, forse una classifica un po' impietosa verso i grandi personaggi che sono stati spesso confinati intorno alla 19ª, 20ª posizione, speriamo che tornino. Ed ecco, non condivido molto il fatto che ci sia una classifica finale, forse bastava scegliere i primi tre, magari il più votato col televoto, il più votato dalla giuria demoscopica, il più votato dalla giuria popolare, e forse a questo punto non si sarebbe arrivati poi a dover discutere di chi è davanti e chi è indietro. Giusto per concludere quindi questo collegamento in cui vi stiamo dicendo quali sono i brani più significativi, vale la pena di sottolineare come troverete sulla pagina Facebook di ieri sera un mio commento con la classifica personale della radio, e lì troverete quali sono i personaggi che hanno maggiormente colpito, da Gaemon, da Achille Lauro, ai Boom Da Bash e anche a Mahmood inserito all'ultimo, anche al volo, perché spesso viene criticato magari più che altro facendo un processo al genere musicale che non alla qualità della proposta. Quando ci sono il volo e Achille Lauro nella stessa manifestazione per dire le cose più diverse e ciascuno di loro dà il meglio di sé, beh, a questo punto bisogna anche che la critica abbia quel rispetto che fatti a dire bravi tutti. Mi prendo le cuffie che questo cane è l'unico cane che mi piace, perché se ne sta lì bello fermo e soprattutto ascolta musica come me, fermo non ci sto, però la musica l'ascolto, mi infilo le cuffie del cane e adesso vado ad ascoltare i brani che metteremo in programmazione su PNR da domani. Ciao, le brosse.